Adesso vogliamo aprire la parola del Signore in Amos 5, 18. Guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno. Che sarà mai per voi il giorno dell'Eterno? Esso sarà un giorno di tenebre e non di luce. Che il Signore benedica la sua parola. E adesso invito Petru per la riflessione di questa mattina. Il testo che abbiamo letto qualche sabato fa era centrato su Amos capitolo 4 versetto 12 e se vi ricordate e trovate questo messaggio anche sulla pagina di YouTube della Chiesa Ventista di Conversano, questo messaggio era centrato su un appello urgente in cui il Signore ci chiede di prepararci per incontrarlo. Abbiamo visto due passi concreti che il Signore ci suggerisce. Il primo, iniziare e di portare a termine la purificazione da ogni contaminazione di carne e di spirito, come vediamo in Seconda Corinzi capitolo 7. E come portare a termine questa purificazione? Perché attraverso le nostre forze, attraverso le nostre capacità, non riusciremo mai a portare a termine la nostra santificazione, la nostra purificazione. Grazie alla presenza dello Spirito Santo che scende nella nostra vita e inizia la trasformazione del nostro carattere e del nostro cuore. E questa esperienza è possibile contemplando la sua gloria. E la promessa divina in Corinzi, in Seconda Corinzi capitolo 3, viene detto che contemplando la sua gloria noi siamo trasformati. Ed è una straordinaria esperienza che noi la possiamo vivere nel presente. E poi ho chiesto al Signore di ispirarmi per predicare, per portare alla mia comunità un messaggio questa mattina. Ed è bello sapere che mi trovo davanti a due comunità, una quella che io vi vedo e poi c'è un'altra chiesa invisibile a noi che ci segue in streaming. Questo profeta Amos ha vissuto in un contesto, come ho detto in altre occasioni, che per certi versi è molto simile al nostro. Amos ha vissuto e ha predicato nell'VIII secolo avanti Cristo, quando ancora la potenza assira non era una minaccia per il popolo di Israele. Quindi in un periodo di benessere politico, economico, in un periodo dove stava bene il popolo di Israele, il Signore invia questo pastore per mandare questi messaggi forti al suo popolo, per scuoterli, per smuoverli, per aiutarli a svegliarsi da quel formalismo religioso. E per certi versi, carissimi, la situazione si verifica anche oggi. Viviamo in un contesto di tiepidezza, potremmo dire anche di formalismo religioso, dove ci siamo abituati con i nostri programmi di sabato e di altri della settimana, dove ci siamo abituati anche con i sermoni, con il nostro essere credente. E se qualcosa non succede nella nostra vita, se qualcosa non ci sblocca per poter uscire da questa situazione di tepidezza, noi abbiamo letto prima nel libro del profeta Amos la descrizione del giorno del Signore come un giorno di tenebre. E quando ho letto questo testo, non vi nascondo la mia personale preoccupazione. Prima, nel capitolo 4, il Signore invita il popolo di Israele a prepararsi per incontrarlo. E credo che questo appello urgente il Signore lo faccia a tutti noi. Oggi dobbiamo prepararci, non durante il millennio, durante l'eternità. Oggi Gesù vuole trasformare la mia vita. Oggi Gesù mi vuole offrire il suo abito di giustizia nei meriti del suo sacrificio. Oggi lui mi invita a contemplare la sua gloria
per beneficiare da questa trasformazione del carattere, per essere pronto ad incontrarlo. E questo appello alla preparazione ci porta nel capitolo successivo di Amos, capitolo 5, dove ho trovato la descrizione del giorno del Signore in modo veramente spaventoso, terribile. E se veramente abbiamo a cuore la nostra personale salvezza, se veramente vogliamo condividere l'eternità insieme ai nostri cari, insieme ai nostri bambini, genitori, i nostri fratelli, non potremo saltare, non potremo mettere in disparte questo testo, perché fa parte della parola di Dio. E di fronte a questo appello urgente, preparati ad incontrare il tuo Dio, il capitolo 5 parla in questi termini. Leggo soltanto il versetto 18. Guai a voi che desiderate il giorno del Signore. Che vi aspettate dal giorno del Signore? Sarà un giorno di tenebre, non di luce. Sarà un giorno di tenebre, non di luce. È un giorno che è davanti a noi. Però per comprendere bene, per vedere da un punto di vista biblico cosa vuol dire il giorno del Signore, lasciatemi fare una breve parentesi e vedere in che senso biblicamente il giorno del Signore, che cosa significa, cosa rappresenta. E quindi ho visto un duplice significato del giorno del Signore. La prima comprensione del giorno del Signore è quello che vediamo anche sullo schermo, dove in diversi posti, diversi luoghi della Bibbia, è il sabato, compleanno della creazione, che ricorda il creato, che ricorda il Dio creatore, che è chiamato nella Bibbia il giorno del Signore. In Levitico 23 noi troviamo questa formula, questa espressione, il sabato di Yahweh, il sabato del Signore. Troviamo anche in Isaia 58, dove il Signore fa questo appello e viene chiamato il sabato, il mio santo giorno. Anche Gesù nei Vangeli si dichiarerà che lui, il figlio dell'uomo, è Signore anche del sabato. Quindi, in una prima comprensione biblica, il giorno del Signore si riferisce al giorno di riposo settimanale, al giorno del sabato. Poi una seconda comprensione biblica, ed è qui che vorrei soffermarmi questa mattina, è il giorno del Signore inteso come giorno del giudizio di Dio. Oggi nel mondo religioso il giorno del Signore è associato alla domenica. Biblicamente non c'è questo passo nella Bibbia che indichi la domenica come giorno del Signore. E non voglio citare adesso tutte le fonti della tradizione cristiana del secondo, terzo secolo dopo Cristo, dove la domenica è stata poi istituita come giorno di riposo, e troviamo anche nelle tradizioni cristiane che è la domenica chiamata come giorno del Signore. Ma io voglio considerare la comprensione del giorno del Signore da quando è stata scritta la Bibbia, cioè dal primo secolo indietro, quindi per avere una concezione e vedere cosa dice la Bibbia riguardo il giorno del Signore, non cosa dice la tradizione della Chiesa o cristiana che è avvenuta dopo la chiusura del canone biblico. Quindi la seconda concezione, la seconda comprensione del giorno del Signore nella Bibbia e soprattutto nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, è visto come giorno del giudizio di Dio. Qui vorrei giustamente, velocemente presentarvi qualche testo dove indica il giorno del Signore come giorno di giudizio.
Ed è interessante che il profeta Amos descrive il giorno del Signore nella sua generazione ad una nazione che si era allontanata dalla vera adorazione, che viveva un certo formalismo religioso, che il Signore denuncia le ingiustizie sociali e la falsa adorazione. Ebbene, per loro il Signore presenta davanti un giorno di tenebre, un giorno da dove nessuno può scampare. Lo stesso il profeta Sofonia dice: il gran giorno del Signore è vicino e viene in grande fretta. Si sente venire il giorno del Signore e il più valoroso grida amaramente. Se poi volete trovare alcuni colori ancora più grigi, più preoccupanti, leggete da Amos capitolo 5, dal versetto 18 in avanti, per vedere in che termini distruttivi, paurosi, viene descritto il giorno del Signore. Ancora il profeta Malachia, capitolo 4, versetto 5, dice: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. È una realtà che sta davanti alla nostra umanità. E Dio si è interessato a preparare la via, della salvezza, prima che venga questo giorno grande e terribile. Il profeta Gioele, anche lui descrive per ispirazione divina la situazione critica di questo giorno del Signore. Lui inizia così, capitolo 2, dal versetto 1 in avanti: suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo, tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. E il versetto 11: perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? E non voglio dire questa mattina solo che Dio è amore, tutto bene. Noi abbiamo davanti una descrizione, una preoccupazione da parte di Dio, e vediamo quasi in tutti i profeti, in tutte le epoche della Bibbia, dove lui invia questi messaggi per attirare l'attenzione del suo popolo. E questa domanda di fronte a questo giorno grande, davvero terribile, chi potrà sopportarlo, ci porta nel libro dell'Apocalisse, nel contesto del sesto sigillo, dove si descrive questo giorno terribile di tenebre, di densa oscurità, di cataclismi, di situazioni sconvolgenti della natura. E infatti si conclude dicendo: è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Un messaggio semplice, però terribile. Nessuno si potrà salvare tranne quelli che oggi, in tempo di pace o di crisi, faranno la loro giusta scelta di appartenere al Signore. Abbiamo visto che si ripete più di una volta in questi messaggi profetici il giorno del Signore visto come giorno di tenebre, tenebre come simbolo dell'assenza della vera conoscenza e della verità. Si dice che chi vive nelle tenebre vive nella menzogna, vive nel peccato, vive in una situazione di incertezza dove non è chiaro della sua condotta, del suo comportamento. E potremmo dire anche che tenebre è simbolo dell'assenza di Dio. E quindi di fronte a questa situazione critica che il Signore mette davanti al suo popolo, vorrei invitarvi a riflettere sul significato del giorno del Signore come giorno non di tenebre e di densa oscurità, ma giorno glorioso, perché la Bibbia parla anche di questo tipo di giorno. E quindi sta a noi
fare la differenza e nello stesso tempo anche la scelta di quale giorno vogliamo incontrare. L'alternativa a questo giorno di tenebre, l'unica alternativa è il giorno glorioso di luce che il Signore ha preparato per ognuno di noi. Infatti nel testo di Atti, capitolo 2, leggiamo così: il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E voglio ringraziare il Signore perché non abbiamo nella parola di Dio soltanto la descrizione del giorno del Signore come giorno di tenebre e di densa oscurità, ma questo giorno sarà un giorno glorioso, pieno di luce, per chi oggi invocherà il nome del Signore, e abbiamo la certezza che sarà salvato. La stessa descrizione abbiamo nel Prima Tessalonicesi capitolo 5, dove vi dice, giusto qualche versetto, qualche parola: ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. E il testo continua in una maniera stupenda. Anche Gesù Cristo parlò alla sua generazione e dice anche a noi: io sono la luce del mondo, chi mi segue non cadrà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Luce della vita è intesa come verità, luce della vita è intesa come voler seguire e seguire la volontà di Dio così come è espressa nella sua parola, mentre le tenebre sono simbolo di menzogna, di peccato, di assenza di Dio. Ed è molto interessante, e siccome io mi appello a fratelli di chiesa, a credenti, ovviamente per noi è molto chiara la distinzione tra luce e tenebre, tra cosa vuol dire essere nella luce, vivere, avere un comportamento come figli di luce, e troviamo nella Bibbia tanti testi, soprattutto nel Nuovo Testamento, dove descrive il comportamento di un credente, di un figlio di Dio che cammina alla luce, che segue la luce, che è Gesù Cristo. Quindi credo che per noi è molto chiaro, chiara la distinzione tra tenebre e luce. Ma quando ho riflettuto su questi testi, quando ho riflettuto in preghiera da una parte sulla descrizione del giorno del Signore come tenebre e dall'altra parte come anche giorno glorioso di luce per chi oggi fa la propria scelta, mi rendo conto che la nostra vita di fede potrebbe, non voglio giudicare nessuno, ma potrebbe essere caratterizzata da una cosiddetta, che io chiamo qui, una zona d'ombra. Una zona dove noi viviamo comodamente la nostra spiritualità, dove è uno spazio quasi neutro di benessere, di conformismo, dove accettiamo la luce, la verità, ma la nostra vita, o forse i nostri pensieri, il nostro comportamento è caratterizzato anche da alcune notte di grigio, alcune pennellate, chiamiamole così, di tenebre. Ed è qui che io vorrei fare l'appello, veramente da parte del Signore, di uscire non dalla Babilonia. La Babilonia lo sentiranno chi è nella Babilonia. Io faccio questo appello ai miei fratelli che credono di essere nella verità, di uscire da questa zona di ombra. Essere nella zona d'ombra non è la certezza che sei nella luce,
che cammini secondo la volontà del Signore. E uscire, anzi seguire Gesù, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Seguire Gesù vuol dire uscire da questa zona di ombra, da questo che lo chiamo formalismo religioso, da questo conformismo. E il libro dell'Apocalisse Gesù indicherà ancora con delle parole più forti, perché vivi in questa zona di ombra, perché vivi in questo stato di tiepidezza. Gesù dice: io ti vomiterò. Ed è un giudizio tremendo. E il mio desiderio, la mia preghiera, è che ancora in tempo di pace, in tempo di prosperità spirituale, possiamo ognuno di noi fare la propria scelta di uscire da questo stato che, rimanendo lì, ci porterà, saremo assorbiti, saremo trascinati nella zona di tenebre. Gesù in capitolo 12 di Giovanni dice: la luce è ancora per poco tempo tra di voi, camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre, e chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Io credo che noi sappiamo dove andiamo, almeno sappiamo dove vogliamo andare, ma l'invito che sento da parte del Signore questa mattina, che lo fa prima di tutto a me, è di uscire dalla zona di tenebre, o forse uscire anche dalla zona di ombra, dalla zona del formismo, del formalismo religioso, dalla zona di tiepidezza. E tutto questo ha a che fare con un comportamento, con una condotta, con un cristianesimo pratico, dove si nota se sei nella luce o in una zona d'ombra. E per avviarmi alla conclusione, di fronte al testo tremendo che viene descritto nel libro di Amos come giorno terribile, abbiamo l'alternativa di Dio che ci presenta questa mattina il giorno glorioso di luce, quando sicuramente incontreremo il Signore nella sua luce, nel suo splendore, per vivere eternamente con Lui e insieme alla famiglia redenta. L'invito che sento da parte del Signore di porgere a coloro che mi ascoltano e di uscire ora dalla nostra zona di ombra, di uscire ora dal nostro formalismo religioso per vivere nella luce, per vivere nella verità. E tutto questo è possibile nella misura in cui ognuno di noi si lascia guidare dallo Spirito Santo. Non è per le nostre capacità, per le nostre forze che noi potremo fare un passo verso la luce, se non grazie alla presenza dello Spirito Santo. Domani sarà Dio ad avere l'ultima parola sul nostro destino eterno. E ringrazio il Signore perché Lui è qui con noi, ringrazio il Signore perché ancora ci avverte. Gesù, Apocalisse 3:19, dice: io riprendo e correggo colui che amo. E credo che il Signore, se ci vuole attenzionare, se ci vuole rendere consapevoli anche di questa realtà di tenebre che sta davanti, perché il giorno del Signore, che noi molto lo attendiamo, per cui noi preghiamo venga il tuo regno, sarà anche un giorno di giudizio, di tenebre, di densa oscurità, come è stato descritto da parte dei profeti del Signore. Ma sarà anche un giorno glorioso per tutti coloro che oggi fanno la giusta scelta. E tutti i nostri piaceri, tutti i nostri progetti, tutte le nostre conquiste che continuiamo a fare nella nostra vita, un giorno troveranno il loro punto d'arrivo, un giorno resterà soltanto un lieve ricordo. La cosa che conta, carissimi, è che oggi possiamo decidere, possiamo chiedere al Signore
di appartenere totalmente a Lui. Che il Signore ci aiuti in questo. Amen.